momento siamo un gruppo di 4 persone con una esperienza in campi diversi e simili. Noi siamo venuti a fare un sopralluogo qui per i luoghi scelti per la manifestazione. Abbiamo visto il vicolo dei Pinto, che è caratterizzato da queste colonne di spoglio, e da lì è nata un po' l'idea delle colonne della memoria. L'idea era appunto quella di poter arrivare alle persone in una maniera appunto coinvolgente, suggestiva, ma diretta, raccontando appunto quella che è la città attraverso appunto la cultura che la appartiene. Sono appunto il racconto di 6 leggende salernitane realizzate attraverso 2 video che ne raccontano lo svolgimento e le relazioni che i racconti popolari, i racconti orali hanno con i luoghi della città. Alcune raccontano delle leggende legate alla cattedrale, ai suoi leoni, alla fontana di Largo Campo, il borgo del Torrione. La terza parte del progetto era quella appunto di riprendere parti dell'evento, riprendere anche delle interviste e farne insomma un sunto per concludere insomma il cerchio del racconto narrativo della memoria, diciamo.